Buongiorno e benvenuti al webinar Accesso Unitario per i Servizi alle Imprese, il modello dell'Emilia-Romagna, il terzo appuntamento online del nuovo ciclo del 2019 di webinar in materia di semplificazione amministrativa svolto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi introdurrò in questo evento online. Do il benvenuto anche al relatore di oggi, il dottor Roberto Foligni, responsabile piattaforme imprese di Lepida, al quale a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, è il terzo incontro del nuovo ciclo di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale Emilia-Romagna, un percorso che fa parte del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, il progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione affidato da Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Vi ricordo che questo ciclo di webinar è iniziato a settembre e si concluderà a fine ottobre e tratterà di diverse tematiche. Passeremo dalla safety e security alla normativa sugli allevamenti, le procedure per la gestione delle onoranze funebri, la semplificazione per le imprese certificate e il software gestionale del SUAP. Nell'ambito di questo progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione sono stati svolti diversi webinar e seminari. Le tematiche sono state dalla conferenza dei servizi alla SCIA, al software SUAP, SUAP e SUE, modulistica unificata e standardizzata, commercio, notifica sanitaria, spettacoli e trattenimenti pubblici, semplificazioni per imprese certificate, autorizzazioni imprese funebri, digitalizzazione, edilizia, impresa e ambiente. Tutti questi nostri eventi, dai seminari agli eventi online, li potete trovare al nodo di eventi PA 17455, in cui ci sono tutto l'elenco di tutto quello che è stato svolto dall'inizio del progetto fino ad oggi praticamente. Vi ricordo ancora che nell'ambito di questo progetto è nata anche la comunità Rete Italia Semplice, all'indirizzo rete.italiasemplice.gov.it. È una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata in particolare allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del PON Governance, progetti delivery unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta utilizzare le credenziali di DFP Out e cliccare sul pulsante Accedi. In automatico si entra nelle tre aree di lavoro, si possono visualizzare le tre aree di lavoro e si accede in automatico alla rete Italia Semplice. Per poter partecipare alle altre due aree di lavoro, modulistica standardizzata e semplificata e SUAP, conferenze di servizi, basta richiedere la partecipazione. Questa è una piattaforma che offre moltissimi strumenti e servizi, tra cui guide FAQ, il Reminder e tutti i nostri eventi, e mette a disposizione il confronto tra voi, tra gli esperti di queste tematiche. Andiamo all'incontro di oggi. L'incontro di oggi, che è rivolto soprattutto al personale dell'amministrazione dei SUAP dell'Emilia-Romagna, all'amministrazione SUEP di tutte le regioni italiane, ma anche a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo la mia breve introduzione lascerò la parola al dottor Roberto Foligni e poi ci sarà il solito nostro spazio per rispondere alle domande che porrete in chat. Andiamo nello specifico a vedere quali sono gli argomenti che tratteremo oggi in questo webinar. Parleremo del percorso dai servizi verticali ad una piattaforma unica, la governance regionale e il ruolo di Lepida, un overview sulle principali funzionalità del sistema fino ad arrivare ai prossimi passi, ovvero l'edilizia residenziale e sismica. Vi presento lo strumento della chat, questo valido strumento appunto con il quale potete scrivere le vostre domande, così le girerò poi al relatore e ci sarà poi appunto lo spazio, come dicevo prima, per poter rispondere e togliere eventuali dubbi. Comunque nella chat troverete anche tutto il supporto da parte del nostro staff. Vi ricordo infine che, come tutti i nostri eventi, troverete nella pagina nella quale vi siete iscritti, eventipa.formez.it al nodo 195805, la registrazione e le slide. Vi ricordo che le troverete qualche ora dopo la fine di questo evento, dove troverete anche poi nei prossimi giorni le risposte per iscritto alle vostre domande.
E a questo punto non mi resta che ricordarvi a tutti voi che partecipate al webinar che se superate il 20% del tempo potete compilare il questionario di gradimento e trovare nella vostra pagina i miei eventi, l'attestato di iscrizione. Dopo avervi dato questa notizia di supporto, non mi resta che augurarvi un buon lavoro e un buon proseguimento. Sono qui in chat con voi. A presto! Un buongiorno anche da parte mia, spero che tutti mi sentiate correttamente, cercherò di mantenere il microfono il più vicino possibile per facilitare l'ascolto. Come già anticipato dalla collega Paola, io sono il responsabile dell'area piattaforme imprese per l'Epida SCPA, che è la società in-house della Regione Emilia-Romagna e di tutti i comuni, delle province, degli unioni e di altri enti locali del territorio, oltre 400, e che si pone come strumento operativo per diffondere le azioni di IGOV nel territorio emiliano-romagnolo. Quello che vorrei presentarvi oggi è sì un servizio, l'accesso unitario per i servizi alle imprese, che è online da dicembre del 2018, ma anche presentarvi un percorso, ossia come siamo arrivati in questo territorio a mettere in produzione una piattaforma unica per i vari servizi degli sportelli. E parto quindi dalla storia, non voglio farla troppo lunga, però è evidente che serve capire da dove veniamo. Parto quindi dalle piattaforme verticali, ossia da ciò che Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione degli enti a partire dall'anno 2011. Quindi parlo del SUAP, storicamente gestito tramite la piattaforma SUAPER per gli enti del nostro territorio, e quindi c'è già uno storico di gestione dei servizi di piattaforma centralizzati da parte di Regione. Ora, all'inizio questo servizio veniva fornito sia da una piattaforma istanziata centralmente sull'Epida con 174 comuni serviti, circa 40.000 pratiche anno, ma era stata lasciata la possibilità a vari territori di installarsela e personalizzarsela in casa propria, ma comunque tra l'istanza centrale e le istanze locali si coprivano quasi tutti i 300 e passa comuni, all'epoca erano 334 se non ricordo male. Dal 2016 Regione Emilia-Romagna ha deciso di riportare tutti sull'istanza unica centralizzata, sviluppando un nuovo servizio completamente nuovo, con logiche che poi vi spiegherò meglio. Quindi abilitando centralmente l'unica piattaforma per tutti i 315 comuni che prima usavano la piattaforma precedente a vario titolo, arrivando, e questo è il dato di quest'anno, a 82.000 pratiche all'anno. È evidente, dopo andrò ad approfondire maggiormente i vantaggi di questa operazione, è evidente che quello più importante è l'uniformità dal punto di vista della modulistica che viene presentata ai professionisti, che è uguale da Piacenza a Ravenna. Sullo stesso solco, bisogna evidentemente citare ciò che Regione Emilia-Romagna ha fatto per quanto riguarda l'edilizia residenziale, ossia il servizio SIEDER, anch'esso centralizzato e unico, che è in funzione dal 2016 circa, che serve 64 comuni e fa al momento 6.000 pratiche l'anno in continuo aumento, e anche qua l'obiettivo di Regione è stato quello di garantire per tutti la modulistica centralizzata, unica, manutenuta dalla Regione Emilia-Romagna, coerente con le norme nazionali e le norme regionali che sono cambiate qualche anno fa. E anche la sismica ha avuto e ha tuttora una propria piattaforma per la presentazione delle pratiche sismiche, si chiama SIS, serve una quarantina di comuni e fa dei numeri, come vedete, sui circa 2.000 pratiche all'anno di media. Il quarto settore che abbiamo deciso di attivare
aggredire per arrivare e unificare tutto su accesso unitario è il portale per l'autorizzazione integrata ambientale, che chiamiamo AIA, e che ha al momento circa 800 pratiche di grandi impianti aperte. Ne ho citati quattro perché sono i quattro portali su cui abbiamo deciso da subito di focalizzare la nostra attenzione, ma abbiamo approfittato per fare una ricognizione di quanti fossero i servizi verticali che Regione a vario titolo fornisce ai professionisti anche per monoprocedimenti, diciamo, e alla fine ne abbiamo contati più di 30. Ho fatto alcuni esempi qua, come vedete, l'autorizzazione per il taglio boschi ha una sua piattaforma che fa solo quel procedimento, lo spargimento di effluenti di allevamento, idem, ce ne sono fino a 30, quindi è evidente che il percorso parte da una situazione frammentata. È nato quindi in Regione Emilia-Romagna nell'ultimo quinquennio una forte volontà di semplificare l'accesso a questi servizi da parte dei professionisti, essenzialmente per tre motivi. Uno è uniformità di metodo, quindi garantire a tutti lo stesso modo di approcciarsi al medesimo servizio. Come ho già citato prima, il secondo è la possibilità di garantire la manutenzione di una unica modulistica gestita centralmente da Regione e ovviamente unificare anche il servizio di assistenza a vario titolo a tutti gli utenti utilizzatori della piattaforma, siano essi professionisti o imprese che presentano pratiche oppure comuni che ricevono le medesime pratiche. La cosa peculiare da sottolineare in questo percorso, prima di entrare ulteriormente nel dettaglio, è ovviamente il concetto di condivisione e partecipazione, che è tipico del modus operandi di Regione Emilia-Romagna di questi anni. Perché essenzialmente per questa piattaforma, ma anche in altre situazioni, ovviamente, Regione ha deciso di condividere, di lavorare insieme sia internamente, tra le varie strutture della Regione, quindi la parte sugli sportelli unici, l'edilizia, la sismica, l'ambiente e quant'altro, ma anche e soprattutto con gli enti utilizzatori finali, come dicevo prima, che sono più di 300, e con i loro uffici tecnici, perché competenti di materie, portatori di necessità e di conoscenze specifiche, senza dimenticare la condivisione con il mercato, quindi con tutte le aziende che forniscono agli enti del territorio i propri sistemi informatici per la gestione del procedimento della pratica. È un risultato che ha portato vantaggi a tutti gli attori coinvolti, e che ha sviluppato una piattaforma che è diventata il riferimento regionale per ogni successivo sviluppo. Quindi dalla piattaforma Accesso Unitario Regione prenderà ciò che serve per creare altri servizi di presentazione pratiche, come già peraltro è stato fatto. Una piccola digressione sulla parte tecnologica, senza scendere troppo nel dettaglio, però è giusto ricordare che la piattaforma che vi sto presentando è una piattaforma che è stata sviluppata intanto con fondi europei, e questo va detto, quindi nell'ambito del PORFESR, è stata sviluppata in architettura completamente cloud e tecnologie open source, rigorosamente open source. Con sostanzialmente una struttura fatta a moduli funzionali che parlano tra di loro e comunicano passandosi informazioni seguendo una piattaforma europea che ha prodotto questo modello di sviluppo. Un vantaggio sicuramente dal punto di vista tecnologico è che questa piattaforma in questo momento ha un'elevata capacità di gestione dei carichi. Tenete presente che
Come vi raccontavo prima, siamo partiti dal 2017 quando abbiamo unificato tutti i SUAP con 40.000 pratiche. L'anno scorso ne abbiamo fatto 82.000, in quest'anno siamo a oltre 9.000 pratiche al mese, quindi con una proiezione che supera le 100.000 pratiche e non abbiamo mai avuto problemi prestazionali da questo punto di vista. Andando nel dettaglio di come questo modello ha portato vantaggi a tutti gli attori coinvolti, andiamo a ovviamente ad approfondire la questione dei costi, evidentemente, perché quando si va a unificare ciò che prima veniva gestito da piattaforme diverse, evidentemente si dismettono le piattaforme che si sono unificate e quindi c'è un risparmio evidente di costi per la gestione della piattaforma, sia per quanto riguarda ovviamente la manutenzione che i costi di gestione e l'help desk. Altro dato importante che riporterò poi anche dopo è la possibilità, avendo un'istanza unica centrale, di integrarsi con tutti gli altri sistemi regionali attualmente presenti, per esempio l'autenticazione regionale Federa e SPID, per esempio i pagamenti con Payeer e PagoPA e quant'altro. Il vantaggio per il cittadino, il professionista, l'impresa che presenta la pratica è, come dicevo già prima, la possibilità di presentare in un unico punto le istanze indipendentemente dal procedimento che si vuole compilare. Quindi il tipico esempio: apro un bar abbattendo un muro in una zona sismica, il professionista farà tutte e tre le pratiche partendo dallo stesso portale con le stesse medesime possibilità di compilazione. Il servizio quindi è omogeneo sull'intero territorio regionale e quindi un professionista che lavori su varie province troverà esattamente la stessa modulistica e le stesse modalità al netto di alcune piccole personalizzazioni che sono ovviamente ancora consentite per andare incontro a regolamenti locali. E il supporto unificato consente a Regione, attraverso l'EFIDA SPA, di concentrare su un unico numero verde, con un unico indirizzo mail e con dei form sul sito di l'EFIDA compilabili, di unificare appunto l'assistenza. Dal punto di vista organizzativo, quindi, di un altro fattore abilitante che ha consentito questo percorso, è il coordinamento forte tra le strutture di Regione e gli enti del territorio. Per fornire ai comuni strumenti unici che consentono anche, e dopo farò un piccolo focus, la possibilità di aggiornare il professionista sullo stato di avanzamento dell'istruttore della pratica, novità assoluta per quanto riguarda i nostri servizi, superando la frammentazione di cui vi avevo parlato prima delle piattaforme precedenti. Gli attori in gioco di questo percorso, come detto, sono Regione, Comuni e l'EPIDA, Regione che garantisce sia la modulistica unica centralizzata, mantenuta costantemente, sia le regole di gestione della piattaforma e i processi, condividendole con gli enti del territorio, adeguando la normativa costantemente, tramite configurazioni, alle varie modifiche normative e garantendo, oltre ad un help desk tecnico, anche un supporto normativo procedurale agli utilizzatori, rispondendo alla tipica domanda: cosa devo fare per... I comuni in questo caso ricevono istanze uniformi, a prescindere da quale sia appunto il procedimento presentato, istanziandolo più o meno con propri sistemi locali di gestione pratica opportunamente integrati con la nostra piattaforma, condivide processi e regole unici con Regione Emilia-Romagna negli appositi tavoli e
appunto integra, ove necessario, nel desk centralizzato per tutti quegli aspetti che dipendono dalle specificità locali. Il ruolo di Liepida Spa, invece, in questo caso è stato prettamente tecnico, quindi ha riguardato la progettazione e la realizzazione della piattaforma seguendo specifiche funzionali che sono state espresse, come dicevo prima, dalla condivisione tra regione, le proprie strutture e gli enti locali, e gestendo continuamente la manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva della piattaforma, l'erogazione dei servizi e la certificazione di tutti i fornitori di sistemi di back office per gli enti che hanno voluto integrarsi col nostro sistema per ricevere attraverso web services e XML le pratiche direttamente al proprio interno. Qua faccio un breve focus, stressando nuovamente il concetto di condivisione, a noi molto caro, perché la Regione diversi anni fa ha creato il modello delle comunità tematiche, ossia gruppi di enti, quindi di rappresentanti di enti delle varie aree tematiche. Io ovviamente seguo quella che riguarda i servizi alle imprese, quindi ci sono rappresentanti degli sportelli unici, abbiamo comunità tematiche che riguardano la rete, la fibra, i servizi data center, i servizi di agende digitali, quindi un insieme di gruppi di enti locali che si incontrano e condividono le modalità per l'attuazione di queste politiche, per fare in modo che questa transizione al digitale, di cui si parla tanto già da anni, sia veramente efficace e preveda la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e cerchi di non lasciare da parte nessuno, quindi di trattare di fornire le stesse possibilità e opportunità a tutti gli enti del territorio, a prescindere dalla propria dimensione, dal proprio stato informatico. Ed è stato fondamentale anche in questo caso per raggiungere gli obiettivi dell'accesso unitario. Perché? Perché nella nostra comunità tematica noi abbiamo condiviso e tuttora condividiamo lo stato dell'arte della nostra piattaforma. Quindi, ovviamente, quando stavamo gestendo lo sviluppo, fornivamo lo stato avanzamento dello sviluppo software. Abbiamo presentato per primi agli enti della comunità tematica una demo, quindi le funzionalità della piattaforma sviluppata. Abbiamo e tuttora condividiamo con loro il backfixing con le relative tempistiche e le possibilità e opportunità di evoluzione funzionale per andare sempre più incontro alle esigenze che si manifestano con l'utilizzo quotidiano della piattaforma. E in questo gruppo abbiamo affrontato anche specifici argomenti in ulteriori sottogruppi un pochino più limitati, che vanno a definire al meglio l'omogeneizzazione dei processi e delle strutture per la gestione di questo portale, alla definizione di linee guida da dare agli enti del territorio per la gestione dei processi di back office, per fare in modo il più possibile e rendere uniforme la modalità di gestione delle pratiche all'interno degli sportelli. Infine abbiamo affrontato il tema del piano informativo, ossia di quali fossero le migliori modalità per portare questa nuova piattaforma e per spiegarla e per mostrarla e per diffonderla su tutto il territorio a tutti gli attori coinvolti. Per esempio, quando siamo partiti con il SUAP centralizzato nel 2017,
Abbiamo fatto più di 15 incontri sulle varie province che progressivamente andavamo ad attivare sul portale, sia agli enti, quindi alle loro strutture tecniche, sia ai professionisti, per fare delle dimostrazioni pratiche sulla presentazione delle istanze del nostro portale. Stessa cosa faremo quando andremo tra breve ad aggiungere ad accesso unitario, oltre ai procedimenti SUAP, che come dicevo sono già partiti dal 12 dicembre dell'anno scorso, anche i procedimenti di edilizia residenziale, quindi andando a dismettere il portale attualmente esistente, e quelli di sismica. Entriamo un pochino nel dettaglio funzionale. Abbiamo dato nello sviluppo della piattaforma e prima ancora ovviamente nella redazione delle specifiche funzionali molto risalto al tema della user experience, che è molto attuale a tutti i livelli. Quindi abbiamo creato una piattaforma che rispetti i moderni standard di usabilità e accessibilità e anche di design compliance con la normativa nazionale. Stiamo inoltre sperimentando, ancora in test per il momento, delle prime funzionalità di supporto di, chiamiamole, realtà aumentata, intelligenza artificiale, che dir si voglia, che vadano a migliorare il supporto alla compilazione da parte dei professionisti. Vi faccio un esempio, ora dopo vi farò vedere alcuni screenshot che riguardano il flusso di compilazione e dinamico della nostra piattaforma. È evidente che con i moderni strumenti di intelligenza artificiale possiamo spingerci anche ad analizzare il contenuto, per esempio degli allegati, per evitare un esempio tipico di errore, l'allegazione di una procura speciale sbagliata o di file non pertinenti con la richiesta dell'allegato medesimo. La piattaforma ovviamente comprende un ambiente di front office che contiene sia la compilazione pratica, sia il cosiddetto cruscotto di gestione delle pratiche da parte del professionista e degli enti locali. Possiede, e questa è una grande novità rispetto alle piattaforme passate, alcune funzioni minimali di back office che vengono fornite agli enti che non abbiano già o che non vogliono utilizzare strumenti avanzati di mercato per la gestione di istruttoria pratica, e fornisce ovviamente un pannello di gestione e configurazione di tutte le possibilità che vengono fornite dalla piattaforma, sia a beneficio di Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda ovviamente la configurazione della modulistica, ma anche per gli enti locali per le possibilità di personalizzazione che vengono a loro concesse. Penso alla possibilità di aggiungere specifici allegati, specifiche normative e quant'altro. Prima avevo anticipato della possibilità di integrare accesso unitario ad altre piattaforme regionali e nazionali. Qua ho citato quelle attualmente attive, quindi accesso unitario evidentemente prevede un'autenticazione con Federa, che è il nostro sistema di autenticazione regionale, ma anche con SPID, evidentemente. Prevede la possibilità di effettuare un pagamento online attraverso il nostro servizio Payer nativamente integrato con la piattaforma nazionale PagoPA. Prevede l'interrogazione del registro imprese per aiutare i professionisti a recuperare le informazioni sulla propria azienda in fase di compilazione dell'anagrafica. Prevede la possibilità di recuperare i dati catastali e toponomastiche dalle banche dati locali e territoriali degli enti, tra cui ACI, ma non solo, Anagrafe Comunale degli Immobili, come noi chiamiamo queste banche dati. Prevede già da adesso l'integrazione di ritorno, diciamo così, con i servizi del sistema camerale per la cosiddetta comunicazione REA, quindi per la alimentazione del fascicolo d'impresa.
Ora ho terminato, diciamo così, la parte descrittiva, sul percorso e andiamo a fare un breve focus che riguarda la parte essenzialmente funzionale. Io qua ho riportato alcuni screenshot principali della piattaforma, che però ovviamente ricordo è online, quindi potete tranquillamente andare su au.lepida.it, au sta per accesso unitario, e vedere di persona le funzionalità della piattaforma. Ora, come vedete, questa è la home page, è l'home page unitaria che tutti vedono e che riporta alcuni box specifici che consentono di delimitare alcune aree particolari, ovviamente a partire dalla compilazione pratica, ossia il primo step della presentazione che consente di selezionare il comune a cui presentare la pratica. A destra un box che riporta, una volta loggati, le ultime tre pratiche che l'utente che si logga ha movimentato. In basso troviamo una sezione in cui inseriamo alcuni link utili alla compilazione, come le ultime novità, ma anche portali collegati. E in basso a sinistra tutta l'area che riguarda l'intermediazione, ossia la possibilità da parte di professionisti di entrare con un determinato profilo e di compilare la pratica in nome per conto di altri che abbiano o meno la procura speciale. In alto a destra, adesso un po' tagliata da questa slide, c'è il bottone per fare il login con FederSpeed, CNS, CIE e quant'altro, e una sezione di supporto, ecco, grazie, e una sezione di supporto help che è richiamabile in qualunque step della compilazione che contiene i riferimenti del nostro desk, delle domande frequenti che vengono costantemente aggiornate. È una sorta di changelog, ossia lo storico di tutti i rilasci che sono stati effettuati negli ultimi mesi e dei miglioramenti che sono previsti in ognuno di questi rilasci, sia dal punto di vista del bug fixing che dei miglioramenti funzionali. Procediamo allo step successivo e come vedete si apre il flusso di compilazione pratica con 6 step. Ovviamente il fondamento di questa modalità di compilazione prevede che si debba necessariamente compilare ogni step per procedere a quello successivo. Il secondo step, dopo la scelta del comune, è la scelta dell'intervento o degli interventi che l'utente deve presentare. Quindi noi abbiamo pensato di aggiungere a questo flusso di compilazione storico di ricerca degli interventi su alberatura, che dopo vi faccio vedere, la possibilità di fare una richiesta in linguaggio naturale. Quindi la possibilità per l'utente di scrivere: vorrei aprire un bar con il sistema che fornisce 10 risultati più attinenti con la richiesta, sia attinenza dal punto di vista di linguaggio, quindi se trova la parola all'interno del titolo dell'intervento, ma anche con sinonimi che sono stati preconfigurati nel sistema. Quindi il sistema fornirà, per esempio, lo stesso risultato che io chieda di aprire un bar o un qualunque altro tipo di attività di somministrazione, possa essere un kebab, una paninoteca o quant'altro. Come dicevo, rimane comunque la possibilità di navigare una specifica alberatura per la ricerca degli interventi. Alberatura, anche questa, in continua evoluzione, quindi adesso troviamo 5 gruppi, macrogruppi che comprendono categorie specifiche, vedete l'ambiente per le AIA, l'edilizia produttiva, il commercio, sotto c'è tutto ciò che riguarda il demanio marittimo e i procedimenti in ambito AUSL, ma che sarà sicuramente anche modificata
nel tempo per comprendere ovviamente gli interventi di edilizia residenziale di sismica, ma anche per comprendere una nuova modalità di navigazione delle categorie per gli sportelli, per le pratiche di SWAP. Altra grossa novità che abbiamo inserito sul sistema è la possibilità di suggerire all'utente, un po' come accade nei moderni portali di e-commerce, di suggerire all'utente l'aggiunta di alcuni interventi che sono attinenti a ciò che l'utente ha scelto nello step precedente. Quindi esattamente come quando andate a comprare, non so, un telefono cellulare, i sistemi di e-commerce vi propongono, vuoi anche comprare la custodia o la batteria aggiuntiva o quant'altro? Allora anche noi abbiamo inserito queste logiche, per cui nel caso di test che vi ho fatto vedere, che avete qua sulle slide, io ho selezionato un'autorizzazione per l'avvio di un bar e di un ristorante, il sistema mi suggerisce anche la possibilità, non l'obbligo ovviamente, di fare contestualmente anche una domanda di autorizzazione, suolo, occupazione suolo pubblico, perché magari voglio mettere fuori dei tavolini. Ugualmente, anche se in questo caso non è stato popolato perché non c'erano sufficienti pratiche di storico, abbiamo anche la possibilità di far vedere all'utente le tre pratiche più frequenti che sono state C'è un piccolo blocco audio del docente, vi chiedo un attimo di soltanto pazienza. dagli altri utenti nel passato alla pratica che è stata selezionata dall'utente. Quindi altri utenti hanno selezionato anche, questa è la funzionalità. Come vedete a destra rimane sempre un carrello che riepiloga le selezioni che sono state effettuate in ogni step della compilazione. Ogni passaggio di stato prevede un salvataggio della compilazione che un utente può recuperare questa pratica in bot dal repository che dopo vi faccio vedere. C'è comunque la possibilità di salvare in qualunque momento e c'è un autosave per cui ogni 10 minuti il sistema salva, a prescindere dalle azioni dell'utente. Un'altra novità che abbiamo inserito in questo sistema è la possibilità di accompagnare ulteriormente l'utente attraverso domande specifiche alla selezione di ulteriori interventi da compilare legati alle scelte effettuate negli step precedenti. L'esempio che vi faccio vedere, che è un esempio di test, ma serve per rendere l'idea, dimostra la possibilità, per esempio, di porre al professionista che ha selezionato, come ho fatto io prima, una somministrazione alimenti e bevande, anche domande che gli vanno a chiedere se ha necessità, contestualmente alla presentazione di questa pratica di biosomministrazione alimenti e bevande, se ha necessità appunto di presentare anche una pratica edilizia e quindi di portarlo andando a specificare ulteriormente altre domande, di portarlo ad una selezione guidata dell'opportuno titolo edilizio necessario per quello che l'utente deve fare. Qua in questo screen ho portato un'altra grossa novità che abbiamo apportato nella versione di accesso unitario attualmente esistente, ossia la possibilità di prevedere per la compilazione a seconda degli interventi che sono stati selezionati negli step precedenti, appunto la possibilità di prevedere specifici ruoli che concorrono alla compilazione della pratica oltre a colui che la sta presentando. Ed è una compilazione vera, quindi chi, a prescindere dal titolo con cui lo fa, entra nella piattaforma per presentare un determinato intervento, potrà, anzi dovrà, nei casi in cui la configurazione lo ha previsto, dovrà appunto inserire i riferimenti, codice fiscale, PEC, dei vari ruoli che il sistema gli propone come obbligatori. E questi
Questi utenti riceveranno un'apposita notifica sulla propria PEC in cui gli viene indicato il ruolo e la pratica su cui sono stati identificati con quel ruolo, potranno entrare nella piattaforma con il ruolo, in questo caso è un ruolo prova che abbiamo chiamato certificazione energetica, ma pensiamo, non so, agli ingegneri, ai progettisti strutturisti della parte sismica, direttore dei lavori della parte edilizia o quant'altro. Bene, queste persone esplicitamente identificate in questo passo potranno entrare nel sistema con questa specifica profilazione e procedere a compilare il sottoinsieme del procedimento che è legato al proprio ruolo, prendendosi quindi la totale responsabilità di ciò che, viene compilato, mettendosi appunto la giacca del, per esempio, certificatore energetico. Sarà poi cura di chi presenta la pratica verificare ciò che hanno compilato, i vari ruoli eventualmente previsti in fase di compilazione e impacchettare e firmare tutta la pratica e mandarla allo sportello di competenza. Allo step 5 andiamo alla vera e propria compilazione della pratica, che comincia con la compilazione di un'anagrafica. Quindi in questa sezione chiediamo all'utente che si è loggato di andare a specificare alla piattaforma con che ruolo ha deciso di presentare la pratica, che può essere una persona fisica, un titolare di azienda, un legale rappresentante, un intermediario che agisce con procura, ma anche un intermediario che agisce senza procura e che quindi in questo caso fa un semplice lavoro di compilazione, lasciando però l'invio al titolare, a colui che lo ha delegato. In questa sezione vedete già in alto è presente il codice univoco della pratica e la possibilità di scaricare anche da non loggati il modulo in bianco che quindi comprende tutto ciò che in base alle scelte degli step precedenti verrà richiesto di compilare al professionista negli step successivi, consentendogli quindi per tempo di procurarsi l'eventuale materiale necessario. Vi è la possibilità ovviamente di salvare per ogni utente più rubriche, pensiamo a professionisti che compilano per più clienti, possono salvarsi il cliente e le rubriche di tutti i propri clienti. Passiamo quindi alla vera e propria compilazione dinamica, ciò che noi chiamiamo le dichiarazioni, quindi a ciò che il sistema presenta al professionista e che il professionista deve necessariamente compilare se vuole proseguire nella compilazione. Queste dichiarazioni sono collegate ai singoli interventi, quindi in questo caso la somministrazione di alimenti e bevande, e sono delle unità atomiche che prevedono ciascuna determinati campi obbligatori o facoltativi. A supporto ovviamente della compilazione, vedete nella parte destra c'è una X rossa, che diventa una V verde quando il professionista ha completato tutto ciò che viene richiesto nella singola dichiarazione. Va da sé che si può passare allo step successivo solamente se tutte le X rosse diventano V verdi, quindi solamente se si è completata la compilazione di ogni singola dichiarazione. Alcune note a margine, parlavo di dichiarazioni di comunità atomiche collegate ai singoli interventi, vi è la possibilità che la medesima dichiarazione sia legata a più interventi. Quando il professionista seleziona interventi che hanno dichiarazioni comuni, ovviamente il sistema presenta la medesima dichiarazione una sola volta per evitare duplicazioni di inserimento. Vi è inoltre la possibilità di importare il contenuto di determinate dichiarazioni da pratiche precedentemente presentate dallo stesso professionista. Ora, qua c'è una dichiarazione piuttosto piccola, quindi
comodità è relativa, ma pensiamo a dichiarazioni piuttosto corpose come localizzazioni o anagrafico o quant'altro, bene, vi è la possibilità di recuperarlo da pratiche precedentemente presentate. In queste dichiarazioni abbiamo inserito la possibilità in fase di configurazione da parte di Regione di prevedere campi specifici, quindi non generici, che vincolano chi compila al rispetto di determinate regole. Penso, per esempio, qua vedete il campo codice fiscale che si aspetta un codice fiscale formalmente valido. Penso a un campo data che apre un calendario per la selezione del calendario. Penso anche a campi con controlli aggiuntivi che, per esempio, quando chiedono data di nascita, impongono a chi compila di inserire una data necessariamente 18 anni antecedenti alla data di oggi per evitare errori di compilazione. Tutto a vantaggio di una velocizzazione dei tempi di istruttoria da parte dei comuni che si trovano dati corretti. Andando oltre, passiamo allo step successivo, quindi una volta completate tutte le dichiarazioni, si giunge a una parte degli allegati e in questo caso le logiche non cambiano, quindi vengono presentati a chi compila solo e soltanto gli allegati che sono collegati ai procedimenti che il professionista sta compilando, non di più, non di meno. Ovviamente ogni allegato è contrassegnato dalla propria obbligatorietà o meno, quindi in alcuni casi alcuni allegati sono obbligatori, e alla necessità di essere firmati digitalmente. In questo caso sia da chi compila sia da altri utenti, perché il controllo della firma viene fatto sulla validità della firma. Vi è comunque sempre la possibilità di aggiungere eventuali allegati aggiuntivi da parte di chi compila, anche prevedendo due o più documenti per lo stesso allegato, pensiamo a tavole complesse o comunque a documenti piuttosto grandi. In diversi casi, nella configurazione della modulistica è stato previsto un modello di riferimento da compilare e poi allegare. Come vedete in questo esempio, è la Procura Speciale che ha una caratteristica aggiuntiva che è quella di essere già precompilato con i dati inseriti in anagrafica. Se proseguiamo, passiamo alla parte dei pagamenti. Prima io vi ho citato la possibilità, anzi l'integrazione esistente con la piattaforma regionale e nazionale per i pagamenti. Questo è lo step in cui, ove previsto in configurazione, viene richiesto all'utente di pagare eventuali oneri aggiuntivi, diritti di segreteria e quant'altro. Precisiamo che è sempre consentita la possibilità, ove sia previsto il pagamento online, anche di effettuare un pagamento offline, o meglio, di allegare una ricevuta che certifichi l'avvenuto pagamento con sistemi esterni ad accesso unitario. Ovviamente, se invece viene selezionato il pagamento online attraverso Payeer e PagoPA, si viene rimandati direttamente al cosiddetto WISP, il Wizard Interattivo per i pagamenti di Agid, e si procede al pagamento con le modalità previste dalla normativa nazionale, salvo poi a pagamento avvenuto essere ridirezionati esattamente in questa pagina. È evidente che se si seleziona un pagamento online si può proseguire al passo successivo solamente quando si ha un esito positivo del pagamento. In questo step, ora non ho esploso l'apposito menu perché sennò la slide diventava troppo lunga, vedete però qua in alto, vi è in questo step la possibilità di vedere già un riepilogo di ciò che si è compilato fino a questo punto. Perché? Perché d'ora in avanti è un punto di non ritorno. Una volta effettuato il pagamento, lo step successivo è l'invio vero e proprio della pratica. Quindi, se chi compila allo step precedente, vedendo il riepilogo, trova degli errori di compilazione,
potrà tornare indietro e modificare quanto presentato. In questo step finale, banalmente, c'è un nuovo riepilogo di quanto compilato e vi è la funzione di invio, che prevede il download da parte di chi presenta del modello unico finale, quindi di un PDF che comprende tutte le scelte effettuate nella compilazione, quindi è a tutti gli effetti un riepilogo completo di quanto compilato, PDF che deve essere necessariamente firmato, sia esso con firma CADES, quindi P7M, o PADES, quindi PDF firmati, e deve essere caricato. Nel caso di firma CADES viene fatto un controllo anche sul codice hash univoco del PDF, quindi il sistema può consentire l'invio solo quando riconosce il medesimo documento scaricato. Sul PADES invece stiamo sperimentando, come ho anticipato prima, questo è uno dei casi di sperimentazione, la possibilità tramite strumenti di intelligenza artificiale di leggere il contenuto di un testo e verificare che effettivamente è stato sottoposto il PDF unico finale della pratica che si sta compilando e non un altro file. Per andare oltre, quindi analizzare ancora più nel dettaglio la parte di front-end, io prima avevo fatto riferimento ad una sezione che chiamiamo repository, quindi una sezione sia a beneficio dei professionisti che degli enti. Questa è quindi il pannello in cui, ovviamente a seconda del profilo con cui si entra nel sistema, un luogo in cui il accesso unitario propone tutto lo storico delle interazioni che l'utente ha avuto col medesimo sistema, quindi le pratiche che sono state complicate, le pratiche in bozza, recuperabili in qualunque momento, tutte le pratiche su cui sono state richieste integrazioni e la possibilità di creare cartelle di aggregazione delle pratiche presentate. Ovviamente ci sono strumenti avanzati di ricerca per codice, per nome e quant'altro, e vi è la possibilità da qua di, per esempio, duplicare una pratica già presentata per evitare di dover compilare da zero una nuova pratica, e pensiamo a tutti quei casi in cui vi sono compilazioni ricorrenti di pratiche molto simili, e vi è la possibilità consentita di inviare da qua delle cosiddette integrazioni volontarie, quindi dei documenti aggiuntivi in caso di eventuali necessità di specificare alcuni passi specifici. Parlavo prima di un piccolo back office minimale a disposizione degli enti, questo è, ossia la possibilità da parte di enti che già non abbiano back office di mercato di gestire le fasi cruciali di un'istruttoria pratica. Penso alla condivisione degli allegati con gli enti terzi, al recupero dei pareri di questi enti terzi, a eventuali comunicazioni ulteriori con il professionista, che possa essere una richiesta specifica di integrazione a seguito dell'attività istruttoria o una comunicazione di diniego o quant'altro, la possibilità di gestire un calendario con delle scadenze che mandano dei reminder a tutti gli amministratori dell'ente configurati sulla piattaforma, e la possibilità di dare al professionista uno stato avanzamento progressivo della pratica. Come vedete, abbiamo deciso di inserire sia una parte testuale, quindi l'utente vede scritto uno stato che al momento è uno stato libero, ma nei gruppi di cui vi ho parlato prima stiamo condividendo con gli enti la possibilità di prevedere degli stati uniformi, e una barra di avanzamento arancione progressiva che si colora man mano che la pratica avanza. È importante sottolineare che queste sono funzionalità sì previste dal back office minimale che noi mettiamo a disposizione, ma sono
invocabili anche dai back office di mercato. Quindi, a prescindere che l'ente utilizzi il nostro back office minimale o un back office di mercato opportunamente certificato tramite il processo di cui vi ho parlato nelle prime slide, il professionista potrà vedere le medesime informazioni e quindi non si accorgerà assolutamente della differenza. Ora, io ho finito la parte funzionale, devo citare l'ultimo argomento della scaletta. Perché? Perché io vi ho fatto vedere fino ad ora tutto ciò che è possibile fare per quanto riguarda i procedimenti attualmente esistenti, che sono più di 800, direi, a questo momento. Ma come vi avevo detto in precedenza, ora stiamo gestendo su Accesso Unitario solamente le pratiche di SUAP e di edilizia produttiva e di AIA. Okay? Quello su cui stiamo lavorando e su cui mi aspetto a brevissimo delle novità è aggiungere a questo sistema l'edilizia residenziale, e quindi dismettere completamente il portale SIEDER attualmente esistente. E appunto la parte sismica, quindi sia le autorizzazioni che i depositi. Stiamo in questo momento sperimentando con alcuni enti del territorio, nell'ambiente di test, la modulistica completamente reingegnerizzata secondo le logiche che vi ho appena fatto vedere, e a breve i primi comuni volonterosi partiranno con la presentazione anche di queste tipologie di pratiche, con l'obiettivo di portare anche su edilizia residenziale e sismica tutti e 316 comuni ad utilizzare questa unica piattaforma, che sarebbe evidentemente Eccomi. Sì, la chiusura di questo percorso, okay? assolutamente Ciò sì, che ci aspettiamo correttissimo. Allora, di mentre puoi raggiungere. iniziare a scorrere le prime domande che sono arrivate Sinceramente credo di avere nella finito. chat che ti ho Quindi riportato Paola mi viene da dire che nel adesso box, do qualche guardo comunicazione di le servizio domande e comincio a ai nostri rispondere, corretto? partecipanti. Vi ricordo che qui potete trovare, vi ricordo che qui potete trovare tutte le slide e poi le domande, le risposte alle domande in chat, nonché la registrazione. Dunque, penso che abbia avuto modo il nostro Roberto di leggere già qualche domanda e a questo punto rilascio la parola e chiudo il mio video. Sì. Allora, comincio dall'inizio. Mi chiedono qual è l'assessorato di riferimento. È l'assessorato a rete, infrastrutture materiali e materiali, programmazione territoriale e agenda digitale. L'assessore in questo momento è Raffaele Donini. La struttura di riferimento, allora, come ho detto prima, ci sono ovviamente le strutture verticali, quindi il settore edilizia, sismica, il settore attività produttive, e c'è una struttura di coordinamento Roberto, puoi specifica che alzare un va da pochino il microfono imprenditore verso su la bocca? tutte le strutture verticali. Francamente adesso il nome per esplicito non me lo ricordo, ve lo manderò magari scritto perché è piuttosto lungo. Andando avanti con le domande, integrazione della piattaforma. Scusate, mi ero scordato. L'integrazione con Payer Pago PA è un'integrazione che è in termini generali attiva per tutti, ovviamente, perché una volta che la piattaforma è collegata a Payer Pago PA, lo è per tutti. Avendo evidentemente ogni pagamento delle specifiche informazioni da passare a Pago PA, è evidente che è necessaria una configurazione specifica e quindi una richiesta da parte dell'ente che ci porti a poter configurare sia lato accesso unitario in termini di ente impositore e beneficiario dei soldi, sia lato pago PA le opportune informazioni per fare in modo che all'ente arrivino le rendicontazioni dei pagamenti avvenuti e evidentemente gli accrediti.
gli accrediti. La piattaforma di Allegro, allora, sì, prima ho parlato di integrazione con i sistemi di back office, quindi Lepida garantisce la certificazione degli applicativi di mercato che interloquiscono con questa piattaforma e anche con altre. Uno dei prerequisiti di tutta questa operazione di accesso unitario era garantire la retrocompatibilità con i back office già integrati con Cider. Quindi la risposta è sì, accesso unitario, una volta che partirà l'edilizia residenziale, garantirà l'integrazione con i back office che adesso ricevono le pratiche tramite l'altro portale che è Cider. Quando diverranno operative le AIA su accesso unitario? Ecco, presentazione che io vi ho fatto, ho focalizzato molto l'obiettivo e la mia spiegazione su edilizia residenziale, SUAP e sismica. La parte AIA diciamo che ha delle tempistiche un pochino più lunghe, perché di fatto ha delle specificità molto avanzate che configurano il sistema non tanto come un portale per la presentazione delle pratiche, ma quanto per la gestione di una posizione. Quindi diciamo che al momento ancora non è completo per garantirci di poter chiudere il portale AIA e portare tutte le pratiche di AIA qua sul sistema. Poi Paola, qua io vedo, ah ecco, ok, i comuni che non hanno aderito precedentemente a Sidro, sì, saranno obbligati in qualche modo a ricevere le pratiche da U. L'obiettivo di Regione Emilia-Romagna è obbligare gli enti a utilizzare accesso unitario per la presentazione delle pratiche. In questo momento ancora l'obbligo non c'è, quindi parliamo di un obiettivo a tendere, ma noi stiamo lavorando con le strutture per fare in modo che questo diventi l'unico modo di presentare queste pratiche agli enti del territorio. Tutela dei dati personali sensibili, ma in realtà non gestiamo dati sensibili, ma solo dati personali. All'inizio della compilazione, effettivamente non l'ho detto, necessario per proseguire con gli step successivi, allo step 2 viene richiesto agli utenti di prendere No, 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 visione della sono informativa le sulla medesime, privacy sono le in medesime. ottemperanza Però se ci sono alla altre normativa domande, GDPR potete in continuare a scriverle in vigore. chat, oppure se, Io Paola non vedo, sì, Roberto, se domande pensi di sulla parte voler, programmi, non vedo domande sulla approfondire parte un argomento comunicazione. che, hai già trattato, abbiamo ancora a disposizione del tempo. Ah, ok. Dunque, inviterei i partecipanti. Abbiamo ancora una ventina di minuti, dunque se li vogliamo sfruttare, sono qui a nostra disposizione. Se ci sono altre domande, altrimenti se è tutto chiaro, aspettiamo solo qualche attimo. Ecco, è arrivata subito adesso una domanda, te la riporto assolutamente nel box. Ecco, a te. Ecco, giustamente, la questione degli enti terzi. Come ho detto prima, noi mettiamo a disposizione funzionalità che consentono, qualora di interesse, all'ente di utilizzare la nostra piattaforma per condividere documenti ed allegati agli enti terzi. Ora, evidentemente, tutto questo assume valore solo e soltanto se questi enti terzi utilizzano a loro volta il sistema della nostra piattaforma. Su questo c'è uno specifico interesse da parte di Regione che si è attivata in prima istanza, per esempio, con i Vigili del Fuoco, per fare in modo che questi ricevano solo gli allegati di propria competenza. Abbiamo in programma, ovviamente, di allargare il coinvolgimento partendo, per ovvie ragioni, dalle agenzie regionali, quindi le ASL, ARPA e quant'altro, è evidente che è un processo, voi sapete meglio di me, piuttosto
piuttosto lungo e completo perché si scontra con modalità e prassi lavorative piuttosto diverse e anche con disponibilità tecnologiche diverse. Quindi una volta che si parla di enti terzi che non possono accedere a piattaforme cloud, ma che necessariamente devono ricevere delle PEC non più grandi di 8 megabyte, è ovvio che le possibilità di condivisione degli strumenti della piattaforma diminuiscono, però evidentemente ragione ha questo come grande obiettivo per questo e per l'anno prossimo. Che margine di personalizzazioni? Allora, diciamo abbastanza minime. Il back office di accesso unitario a disposizione degli enti, quindi lo strumento di amministrazione al quale possono accedere gli utenti opportunamente configurati come amministratore di quell'ente o di quell'aggregazione territoriale, quindi penso ai SUAP associati per esempio, hanno possibilità sempre da dentro la piattaforma di proporre alla Regione Emilia-Romagna, che ha la facoltà di accettare o rifiutare queste proposte, allegati aggiuntivi, normative aggiuntive, eventuali condizioni aggiuntive che determinano la presentazione di questi allegati. Allora, se c'è Non ne qualche sono altra previste domanda, altre, ecco, perché per no, l'appunto ancora no, ho visto l'obiettivo qualche di Regione utente che Emilia-Romagna è stato stava quello di digitando, aspettiamo ancora qualche uniformare il più attimo, possibile la modulistica altrimenti, su tutto il ecco qui, territorio. è già arrivata. In questo momento no, nel senso che noi abbiamo, su richiesta di Regione degli enti, mantenuto le funzionalità del back office ad un livello che noi chiamiamo minimale, quindi basico. Non c'è in questo momento la previsione di estendere queste funzionalità, anche perché le politiche di questa regione e in particolare anche di Lepida Spa sono sempre state Perfetto, quelle di perfetto. Allora, non invadere troppo il mercato dei fornitori di mercato, per iniziano. l'appunto. Quindi in questo momento non c'è Ecco, nulla in continua previsione. la Magari le domanda. cose Il cambieranno in un sistema di futuro, ma front sicuramente in office questo momento interagisce non con i stiamo sistemi di lavorando in quella protocollo direzione. degli enti interessati. Può interagire col protocollo, nel senso che tra le varie specifiche di integrazione che noi gestiamo e abbiamo pubblicato a beneficio degli applicativi locali, ci sono anche le specifiche per una gestione di protocollazione diretta, che però nessuno usa, perché nel nostro territorio, storicamente parlando, gli enti o protocollano all'atto della ricezione della PEC, perché questo sistema manda anche ovviamente una PEC con dentro la pratica e tutti gli allegati o, qualora richiesto, i link per scaricare gli allegati della piattaforma per non appesantire troppo le caselle di posta, ma in larga parte gli enti hanno preferito demandare la protocollazione della pratica ad un'integrazione tra il sistema di gestione delle pratiche locali e appunto il proprio protocollo. Quindi, accesso unitario manda la pratica Perfetto, perfetto. all'applicativo Allora, di back office che fa il lasciamo protocollo ancora qualche dall'applicativo del attimo. protocollo e Vedo rimanda che Dario autonomamente alla sta ricevuta il ancora numero di protocollo al digitando. professionista. Lasciamo ancora qualche attimo Comunque in la modo tale possibilità, che teoricamente, se certo, arriva qualche altra di domanda integrare siamo qui a direttamente al protocollo. disposizione. E infatti, ecco qui. Ah, ok, sì, me l'ero persa, chiedo scusa. Allora,
Diciamo che le pratiche che entrano al momento sono solo swap e quindi vanno a alimentare con un'apposita funzionalità il fascicolo d'impresa, certo, quindi la comunicazione REA è possibile anche attraverso il nostro sistema. Peraltro, proprio in questi giorni stiamo per rilasciare un aggiornamento evolutivo che consente alla piattaforma di inviare in automatico le pratiche che entrano direttamente al fascicolo d'impresa. Per quanto riguarda il fascicolo del fabbricato, in questo momento diciamo che è demandato al comune, non c'è un'integrazione diretta, è il comune che gestisce queste informazioni, per quanto evidentemente il sistema possa consentire al professionista di mantenere tutte le pratiche di un determinato edificio in un'unica cartella a piacimento. Collegamenti con banche dati territoriali. Allora, in questo momento l'unico collegamento possibile è in lettura con le banche dati catastali toponomastiche dell'ente per il supporto alla compilazione, quindi per il suggerimento al professionista di via civico, foglio, mappale e subalterno, o anche una navigazione su mappa e una georeferenziazione appunto dell'oggetto di intervento. Non sono previste integrazioni Tempi con per la concludere le parte integrazioni con urbanistica, SIDER. ma non è detto che non accada in futuro, quindi potremmo anche affrontare questo argomento in termini di manutenzione evolutiva. Ok, come detto, noi adesso stiamo partendo con alcuni comuni sperimentatori. Non riesco a essere più preciso sui tempi perché evidentemente dipenderà sia dalla risposta di questi primi enti, ma soprattutto dalla battage, oserei dire pubblicitario, che la Regione Emilia-Romagna farà su questo argomento. È ovvio che l'obiettivo è quello di fare il prima possibile, mi Fissa? piacerebbe dire entro la fine dell'anno, ma Perfetto, non voglio spingermi a allora tanto. vedo Anche perché che non le ho non vedo ancora altre possibilità domande. di Allora, dare delle date intanto precise. vedo qualcuno Allora, che diciamo che sta, ci qualche stiamo muovendo proprio in questi giorni partecipante che sta per partire con le digitandola. prime Nel comunicazioni. frattempo rispondo io a una domanda che mi è stata fatta in chat. L'attestazione Scusa? di iscrizione non la mandiamo noi, ma la potete trovare nella vostra pagina I miei eventi. Dopo che il nostro staff ha controllato i log e ha attestato la vostra iscrizione e avete poi dopo voi compilato il questionario di gradimento. Questo avviene comunque nei prossimi giorni. Allora, non vedo altre domande nella nostra chat. A questo punto non mi resta che ricordare a tutti voi che nelle prossime ore troverete la registrazione e le slide, nonché nei prossimi giorni le risposte per iscritto a queste domande che avete fatto nella chat. Inoltre vi ricordo che riceverete a breve una mail con l'invito al prossimo webinar che si terrà il 16 di ottobre. Dunque, aggiorni, già da domani ci sarà la pagina dove potete tranquillamente iscrivervi e riceverete la nostra solita comunicazione, il nostro solito alert. A questo punto non mi resta altro che ringraziare Roberto Fuligni per l'attenzione, la puntualità e la professionalità con la quale ci ha spiegato la piattaforma e infatti iniziano anche tutti i ringraziamenti in chat. Ringraziare tutti voi per aver partecipato, ringraziare il gabinetto della Presidenza della Giunta dell'Emilia Romagna e a questo punto vi aspetto per il prossimo webinar il 16 di ottobre. Ringrazio a tutti per la partecipazione e ci Grazie a voi. vediamo presto. Buon proseguimento!